No, non è che i sindaci non rispondono, i sindaci rispondono sempre, ma tante volte gli stessi prefetti dicono: guarda, ti avviso che ieri ti abbiamo inviato sul territorio tot persone, le abbiamo messe in A lei è quelle. A successo? me no, non è successo, ma anche perché nel mio ambito territoriale di cui faccio parte, siamo 8 comuni misti, ci sono Bergamo, il no? centro-destra e centro-sinistra, sì, è un ambito di 50.000 persone. Quello che abbiamo noi è in provincia di Bergamo il maggior numero di immigrati regolari sul Regolare. territorio. Siamo intorno al 16-17%, superiore È più alla alto media. della Sì, media, è sì. una delle più alte. Questo perché? Perché negli anni si è favorito, comunque grazie al lavoro sul territorio, l'immigrazione regolare, controllata, eccetera. Quello che stiamo facendo noi è un'integrazione a tutti gli effetti, vera e propria, con appunto i bambini che vanno a scuola, le famiglie che Quello fanno si può il fare. ricongiungimento, eccetera. Certo che si può fare. Quello che abbiamo detto al prefetto è semplicemente una cosa: lasciaci sistemare quello che stiamo portando avanti, perché comunque non neghiamo che un po' di problemi ce li abbiamo sul territorio. Abbiamo avuto qualche anno fa l'uccisione di una dottoressa che aveva soccorso delle persone in strada. Non so se vi ricordate il caso Come Cantamessa, che poi è stata insignita di diverse medaglie. E questo perché appunto sul territorio abbiamo già una serie di problemi. Diciamo noi è semplice, non si può fare immigrazione su un territorio se non c'è lavoro, perché altrimenti si creano tanti problemi che vanno a sommarsi a quelli già esistenti.